L'arrivo, pochi minuti dopo le 17, è a bordo di una carrozza insieme ai genitori, al sindaco Hofer e all'assessore provinciale Musner. Una vera e propria processione con tanto di banda del paese, giovani fan e fiaccole portate dai maestri di sci. Tutto questo ad accompagnare la 21enne Elena lungo le vie di Santa Cristina. Al centro sportivo del paese il tradizionale passaggio nel sentiero di sci incrociati predisposto dagli istruttori gardenesi. Festeggiamenti davanti ad oltre 1.000 tifosi. Festeggiamenti non certo avari di emozioni. Emozioni positive per il successo con la conquista del secondo posto ai mondiali di Oslo. Una festa quindi caratterizzata da grande gioia, ma anche da momenti di profondo rispetto e commozione. Insieme a tutti i presenti, con un minuto di silenzio, è stata la protagonista Elena Rungaldier a rendere omaggio alla memoria della sfortunata Simona Senoner, sua amica e compagna nella nazionale italiana, scomparsa proprio 2 mesi fa. Una lettera del presidente FISI, Giovanni Morzenti, ha ricordato la figura di Simona. Ma i veri campioni si riconoscono nei momenti di difficoltà ed Elena, nonostante il pensiero sempre rivolto alla compagna di squadra, guarda avanti con gli obiettivi della carriera ben chiari. A dire la verità non me l'aspettavo, sapevo di poter far bene perché sono stato bene negli allenamenti. E no, è stata una grandissima emozione, è stato bellissimo. Ma adesso farò ancora qualche salti per finire la stagione, poi farò un po' di pausa, magari un po' di vacanza e poi si rinizia ad allenarsi. Massima la soddisfazione anche da parte del primo cittadino di Santa Cristina, Eugen Hofer, un vero e proprio onore per il paese della Val Gardena, avere tra i suoi abitanti una campionessa di questo calibro. Sono molto fiero di queste atlete, specialmente della Elena, che abbiamo potuto festeggiare oggi come vice campionessa del mondo di salto, con alle spalle una squadra veramente forte di tante ragazze, tanto che la Val Gardena ha potuto portare 8 atleti ai campionati mondiali nordici ad Oslo. La speranza adesso, dopo i successi dell'atleta altoatesina, è che la federazione, magari con il sostegno della provincia di Bolzano, prenda in considerazione la possibilità di costruire un trampolino proprio in Val Gardena.